Buongiorno a tutti, sono Barbara Rossi dell'Università di Padova. Il lavoro che vi presento è in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Padova e il Politecnico di Bari, dedicato appunto all'effetto delle dimensioni del cordone di soldatura sulla resistenza a fatica di giunti a croce. L'obiettivo di questo lavoro è un'analisi sia teorica che sperimentale delle variazioni di resistenza a fatica dei giunti a croce a variare del rapporto tra la dimensione del cordone di soldatura e la dimensione dello spessore minimo delle lamiere da saldare. In particolare le analisi, sia teoriche che sperimentali, fanno riferimento alla tipologia di giunto che vedete in diapositiva. Si tratta di un giunto in acciaio a croce con cordone d'angolo portanti, uno spessore del piatto principale caricato di 3 mm, uno spessore della lamiera trasversale di 10 mm e due diversi spessori del cordone di saldatura identificati dalla dimensione B, ovvero di 4 e 7 mm. L'obiettivo del lavoro è verificare l'effettiva influenza di questo parametro, ovvero la dimensione del cordone, sulla resistenza a fatica e confrontare i risultati con l'approccio proposto dalle normative di progettazione. Per quanto riguarda questa presentazione, vi mostrerò prima un breve stato dell'arte sull'analisi, appunto, sia dell'analisi teorica che delle normative di progettazione. Passerò quindi a illustrare i risultati delle prove sperimentali, un rapido confronto con alcune analisi numeriche che sono state recentemente svolte, e quindi confronto con le curve di resistenza proposte dalle normative ed infine una breve analisi di alcuni casi simili tratti dalla letteratura. Per quanto riguarda l'analisi teorica, si è fatto riferimento ai metodi di analisi dell'effettivo campo di tensione locale a piede di cordone di saldatura tramite il metodo degli ANSIF, ovvero dei fattori di intensificazione delle tensioni di intaglio. Senza andare nel dettaglio di questo metodo, ricordo semplicemente quanto già evidenziato prima dal professor Lazzarin, ovvero come nel caso di giunti saldati, nell'ipotesi di cordoni d'angolo con spessore di inclinazione di 45 gradi costanti, nell'ipotesi di considerare un raggio di raccordo a piede cordone nullo, il fattore di intensificazione di intaglio di modo 1, che ben esprime l'intensità del campo di tensione a piede del cordone, ha un'espressione semplice, che è quella proposta appunto in diapositiva, ovvero si tratta semplicemente del prodotto di tre termini: lo spessore del piatto principale caricato elevato a 0,126, la tensione nominale applicata al piatto principale del giunto saldato e un coefficiente K1, che un coefficiente dimensionale che dipende, legato appunto alla geometria del giunto e alla geometria del cordone stesso di saldatura. Nell'ipotesi lo spessore esponente 0,126 è legato all'ipotesi di considerare il cordone di saldatura come un intaglio appunto di 135 gradi. Considerato un certo livello di intensità del campo di tensione, quindi un certo valore del fattore di intensificazione delle tensioni di intaglio, a parità di spessore dei giunti saldati, il prodotto del coefficiente K1 e della tensione nominale applicata risulta una costante. Pertanto, una certa variazione della geometria del giunto, alla quale corrisponderà un aumento o una diminuzione del coefficiente K1, comporterà una diminuzione o un aumento della resistenza a fatica opposto rispetto all'andamento di K1, ovvero un aumento di K1 genererà una diminuzione della resistenza a fatica in termini di tensione nominale e viceversa. In particolare, nell'ipotesi di giunti a croce con cordone non portante, è applicabile quindi anche nel caso di giunti a croce portante a completa penetrazione, per giunti sollecitati in trazione entro i limiti di rapporti dimensionali che sono stati indicati, è possibile utilizzare un'espressione analitica determinata sulla teoria Tovo del coefficiente K1, che è quella riportata, dove si nota chiaramente la dipendenza del coefficiente K1 dalle dimensioni del piatto principale caricato, della lamiera trasversale e dalle dimensioni del cordone di saldatura stesso. In particolare, per un rapporto tra lo spessore della lamiera trasversale e lo spessore del piatto principale pari a 3, all'aumentare delle dimensioni del cordone di saldatura, quello che si ottiene è una diminuzione del coefficiente K1 e quindi, come accennavo prima, un aumento della resistenza a fatica in termini di tensione nominale, come si può osservare da questo grafico. Per quanto riguarda invece le normative di progettazione, le normative considerate, ovvero la normativa italiana 11.011, la normativa tedesca DINE e le raccomandazioni dell'International Institute of Welding, queste non fanno dipendere la resistenza a fatica dalle dimensioni del cordone,
tranne ovviamente il caso in cui le dimensioni del cordone siano tanto ridotte da portare ad una maggiore criticità della radice del cordone rispetto al piede del cordone e quindi a rotture lungo il cordone di saldatura stesso anziché nella lamiera base. Per quanto riguarda le prove sperimentali, sono state effettuate innanzitutto delle prove tipo statico per verificare un effettivo corretto comportamento di giunto, ovvero una rottura appunto a piede cordone sulla lamiera e non una rottura del cordone stesso, cosa che è stata confermata dai risultati. Per quanto riguarda invece le prove di fatica, queste sono state realizzate su due serie di differenti, una appunto con dimensione del cordone di 4 mm e l'altra con dimensione del cordone di 7 mm. Le prove sono state realizzate tutte in trazione con un controllo di carico con un rapporto di ciclo di 0,1. I risultati, come si può vedere dalla diapositiva, evidenziano un leggero aumento della resistenza a fatica all'aumentare delle dimensioni del cordone di saldatura. Questo leggero aumento è stato confermato anche dalle analisi numeriche che sono state effettuate presso il Politecnico di Bari, che evidenziano come il campo di tensione associato ad una spessore del cordone di saldatura di 4 mm risulti leggermente più elevato di quello riferito ad una dimensione del cordone di 7 mm. Ovviamente, come già visto dalle prove sperimentali, la variazione del campo di tensione risulta molto limitata. Proprio per questi motivi, e considerato anche il limitato numero di dati sperimentali disponibili, le due serie sono state considerate come appartenenti ad un'unica popolazione e adesso sono state applicate le bande di dispersione unificate recentemente proposte in letteratura per cordone d'angolo. Quello che si nota, come si può vedere, è un comportamento coerente dei giunti che rientrano all'interno delle bande di dispersione unificate che sono state proposte. Poiché la banda di dispersione è riferita ad una probabilità di sopravvivenza del 10-90%, la curva di resistenza e fatica riferita al 90% di probabilità di sopravvivenza è stata confrontata con le curve di progettazione proposte da alcune normative. Quello che si nota è che i valori di resistenza dei giunti considerati rientrano all'interno dei limiti proposti dalle normative. Normative che tuttavia presentano dei valori di resistenza fatica non differenti e con differenze non trascurabili tra una normativa e l'altra. Differenze che, ad opinione degli autori, non possono essere ricondotte alle sole variazioni di probabilità di sopravvivenza considerate nelle normative. Per quanto riguarda questo argomento, è attualmente in corso un approfondimento dell'analisi con l'analisi di alcuni casi proposti da letteratura. Allo stato attuale, faccio solo un breve accenno su questo argomento, quello che si nota è una conferma di quanto già rilevato, ovvero di come la variazione di dimensione del cordone di saldatura porti a delle lievi variazioni di resistenza a fatica. Infatti, come si può vedere in caso di questi dati cavati dal lavoro del professore Lazzarini di ieri, come nel caso ad esempio del cordone non portante, un aumento della dimensione del cordone di un fattore oltre 2 genera piccole variazioni di criticità del giunto evidenziate da piccole variazioni del parametro K1 e in effetti da modeste variazioni di resistenza a fatica. Inoltre si stanno attualmente approfondendo gli studi in quanto il fenomeno risulta essere di entità molto ridotta e la direzione del fenomeno, ovvero l'aumento e la diminuzione di resistenza all'aumentare delle dimensioni del cordone, sembra legato alle diverse tipologie di giunto e anche ai diversi rapporti tra lo spessore della lamiera trasversale e lo spessore del piatto principale caricato. A questo proposito faccio notare anche come le prove sperimentali siano state fatte su una tipologia di giunto particolare, ovvero su uno spessore molto piccolo di 3 mm che si colloca al limite delle bande di dispersione unificate che sono state proposte in letteratura. In conclusione, le prove sperimentali su due serie di giunte a croce con cordoni d'angolo di diverse dimensioni hanno evidenziato un leggero aumento della resistenza a fatica all'aumentare delle dimensioni del cordone, in accordo con le analisi teoriche che sono ad oggi disponibili. La limitata differenza di comportamento che è stata evidenziata rende tuttavia giustificato l'approccio delle normative che trascurano l'effetto delle dimensioni del cordone di saldatura sulla resistenza a fatica. I risultati sperimentali presentano delle caratteristiche di resistenza congruenti e dentro i limiti indicati dalle normative che presentano invece dei valori di resistenza fatica non trascurabili.
successive, sono in programma delle successive, un approfondimento delle analisi, sia per fare una maggior chiarezza sul fenomeno, sia per ottenere delle maggiori indicazioni sull'utilizzo appunto della normativa stessa. Bene, grazie.